intitola Psicanalisi della musica ed è stato scritto da un psicologo e psichiatra italiano di Milano alla fine degli anni 70 ed è molto interessante perché secondo me spiega o porta delle ipotesi molto interessanti sul perché la musica ha così tanti effetti a livello mentale e anche emotivo sulle persone, insomma. E lui collega questi effetti al fatto che quando noi siamo ancora nell'utero della madre, soprattutto nelle ultime settimane, l'unica cosa che veramente ci collega tra il mondo intrauterino e il mondo esterno è il suono, è la musica, è il battito cardiaco della madre, è il ritmo, e quindi è una faccenda prettamente musicale, insomma, no?